Quindi vorrei fare una ricostruzione di comunque un club. Ora decido quale club fare, ma comunque la mia idea, ripeto, era quella di fare una rebuilding. Era quella di fare una rebuilding. Spero l'appreziate, ovviamente. Spero l'appreziate, ma fatemi sapere se ne vorreste altre. Signori, al tetto d'Europa, almeno si spera, ovvero il Burnley, squadra che l'anno scorso giocava in Premier League, quest'anno giocato in Championship, e la ricostruisco. Non fateci caso, ma la ricostruisco così. Quindi direi che possiamo tranquillamente andare avanti. Non è male la squadretta, vi dirò. Mi aspettavo di peggio. Ad essere onesto, mi aspettavo di peggio. Allora, no, mi aspettavo decisamente di peggio. Allora, vediamo un po' gli overall. Perché Vergos è in prestito, ok. Per la prossima stagione può essere utile. Però voglio andare più che altro a vedere la titolare, così da fare di cambi, magari se c'è qualche giocatore che non mi convince al 101%. Allora, per quanto riguarda però, alla porta abbiamo questo Muric, 75-23 anni, io direi che va benissimo. Sulla destra abbiamo Roberts, 75-26 anni. C'è Vitigno, che potremmo dare spazio a Vitigno e Churinov, però Churinov questo ruolo non lo può fare. Potremmo dare spazio a lui, ma vediamo. Poi in difesa abbiamo Harward, Bellis e Beyer. Cavolo, che difesa, ragazzi. Questa è una squadrona, cavolo. Ok, oh, cavolo. Abbiamo anche dei panchinari ottimi. Ok, poi sulla sinistra abbiamo Madsen e lo teniamo. Poi a centrocampo abbiamo Cullen e Brownie. Ecco, in centrocampo non è dei migliori. Abbiamo in panchina Cork, Bastien e Twin, ok. Sulla destra abbiamo Manuel, che me lo tengo. Poi, come trequartista abbiamo Gudmundsson, direi che è acqua passata, non mi convince del tutto. C'è anche questo. Ah, lui fa l'upgrade a trequartista, lo mettiamo Dervisoglu. Sulla sinistra abbiamo Zarawi, che ce lo teniamo. In attacco abbiamo Barnes. Abbiamo Rodriguez come panchinaro, ma c'è Obafemi, che direi è molto meglio. Vabbè, vi dirò, non è male la squadra, non è per niente male. Voglio cedere qualche giocatore in prestito, voglio andare a prendere due centrocampisti e basta. Sostanzialmente vado a cambiare i due centrocampisti perché sinceramente non mi fanno impazzire, potrei pure cambiare il terzino, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Il budget non è minimamente ridotto perché il budget è di 26 milioni, quindi abbiamo un budget disumano. Non so se c'è qualcuno di interessante. Lui magari può essere buono per la panchina. Caparldo, vado su Caparldo. È forte, è forte, è forte. Lui è forte. Secondo me almeno 74-75 ce l'ha. Ok, allora vediamo un po' quanto posso offrire. Allora offro il portiere come contropartita per capire un po' il suo valore. No, ok, mi mandano a quel paese. Va bene, ci riproverò. Ho inserito il portiere come contropartita solo per sapere eventualmente il suo valore, ma niente, questo niente, niente. Caparldo, quanto costerà Caparldo? Secondo me almeno 15-20 milioni, sì, dai. Almeno credo. Allora, hai trasmesso il DNA juventino a questa squadra? Perché, scusami? Non ho capito. Allora, che gli posso dare? Un giocatore che non rientra nei piani? Ma io, ecco, proprio lui potrà offrire. Proviamo lui più 10 milioni. Vediamo un po' se mi manda a quel paese. No, accettano. Spero di non aver fatto una cavolata. Spero di non aver fatto una cavolata. Ma Capaldo è già un bel giocatore. Per Madsen come terzino. Passa un po' di più da me, però. Allora, Madsen, direi che ci sta. Direi che ci sta. Quindi, secondo me, è un buon giocatore. Madsen, devo per forza offrire secco. 10 milioni. Vediamo un po'. Accettano, dai, cioè, si accetta. Per Capaldo ho fatto una cavolata. Però magari, chissà, cresce. Allora, quindi andiamo a offrire subito il contratto. Andiamo a fargli il contratto. Un altro a centrocampo, Sim più forte. Allora, un centrocampista stavolta vero. Se, ho capito che la partita della Juve è inutile. Però io la Juve la tifo. Quindi per forza devo vedere la partita. Come tu analizzi giustamente le partite del Napoli, io devo analizzare quelle della Juve. Quelle della Juve sono in primo piano, cioè è la priorità analizzare le partite della Juve. È vero che sono inutili, come hai detto in precedenza, però la tifo la Juve, quindi non posso non guardare le partite della Juventus. Per questo le analizzo. Allora, lui costa un po'. Secondo me lui costa un po'. Proviamo a offrire. Non ne ho più pari idea. Liberiamoci di questo.
Proviamo lui più 13 più 14 milioni. 14 milioni secchi, accettiamo. Accettiamo, preso Adli a centrocampo, secondo me lui è l'ultimo colpo. Sta al posto di Dervizoglu, ci metto, dov'è? Dov'è quello? Ci metto Churilov. Tanto Dervizoglu non è nei miei piani. Lui, lo vorrei riscattare, però non so se ho i soldi. Non so. Dov'è il difensore che voglio riscattare? È proprio Harwood Bellis. Vediamo un po' se si può offrire magari. Manuel, bella domanda. No, però direi di no. Per Manuel direi di no. Quindi vediamo un po' se c'è un altro che posso offrire. Sapete che non ho la più pallida idea di che offrire in cambio? Potrei sacrificare Roberts effettivamente. Però. Ma secondo me la posso anche prendere a 6 milioni. Perché questo gioco è strano. O io do. Proviamo a dargli Gudmundsson più 6 milioni e 2. Vediamo cosa dicono. Accettano, perfetto, perfetto, accettano 6 milioni e 2. Difensore, anche lui non lo conoscevo. Non lo conoscevo e direi che potremmo tranquillamente andare a simulare fino a fine stagione. Simuliamo fino a fine stagione e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ultima partita contro il Wigan, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ora andiamo a simulare il calendario. No, siamo a rischio esonero. Ma perché? Ma io mi... Perché? Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa relativo. No, niente, niente. Ma com'è possibile? No, vabbè, ragazzi, ma sono primi in campionato. Sono primi in campionato, raga. Ma non ci credo. Ma che be... FIFA vergogna, FIFA vergogna. EA Sports vergogna. Cioè, i giocatori sono pure cresciuti bene, comunque. Cioè, Zauri ha fatto più 5. Capaldo ha fatto più 4. Adli ha fatto più 3. Poi, Beyer ha fatto più 4 mi sembra. Muric ha fatto più 2. Mazzen ha fatto più 2. Cioè, la squadra è pure cresciuta bene. Non capisco perché siamo a rischio esonero, ma. Amen. Cioè. Amen. Vediamo un po' cosa facciamo contro questa squadra. Pareggiamo 1-1 contro il Wigan. Concludiamo la stagione a 96 punti. Primo in Championship. Turno 3 in Emirates FA Cup, quarti di finale in Carabao Cup e fase a gironi nel torneo estivo. Va benissimo, andiamo nella prossima stagione. Ok, vabbè, qui ci mostrano la cessione di Barz. Visto che non ho rinnovato il contratto, ha trovato una squadra in automatico. Ok, stagione in Premier League. Stagione in Premier League. Direi che Muric è perfetto per ancora difendere. Difendere i nostri anche in Premier League. Poi sì, un esterno a destra. Un esterno a destra, vi dico la verità. Giovane, uno assolutamente giovane. I giovani ci sono meglio. C'è anche Barnes dell'Leicester. Io voglio provare a fondo per Barnes dell'Leicester. Probabilmente andrà via nella vita reale, sento che il Leicester City è andata in seconda divisione inglese. Detto questo, allora voglio provare a offrire magari un scambio. Essendo che abbiamo tanti giocatori, Vergost, però io uno al posto di Vergost lo voglio comprare, devo essere sincero. Non mi entusiasma l'idea di continuare con Vergost, quindi io do proprio lui come contropartita. Proviamo Vergost più 23 milioni, vediamo cosa dice Leicester. 43 milioni, non vogliono Vergost, questo è un problemino. Vediamo se magari gli posso dare per esempio Manuel che non è, che non rientra nei nostri piani in questa stagione. Manuel più direi... No, 40 milioni anche no. 33 milioni, dai, Leicester. Accetta, perfetto, perfetto. Preso Barnes. È vero che non è proprio giovanissimo, ma comunque non è manco vecchio. Quindi al posto di Vergost, che non è proprio un giovincello. Quindi Barnes lo metto in questa appunto posizione. Devo solo trovarlo. Eccolo, perfetto. Ovviamente lo trasformiamo in esterno destro, però direi che secondo me ci sta, non fa upgrade d'ala, va bene. Uno al posto di Vergost e poi la squadra è fatta anche per questa season. Ablin. Dai, proviamo da fondo per Ablin. Non so se sia fattibile, ma noi ci proviamo. Contropartita tecnica, vediamo un po' cosa dicono. 11 milioni più Riley. Chi è questo? Chi è questo Riley? Non ne ho idea. Però dai, possiamo accettare. Non è fortissimo. Dai, 11 milioni più Riley. Preso Ablin, che non è inizialmente uno pronto. Però magari ci può comunque... Levare diverse soddisfazioni. Che contratti? Perché
Vabbè, sì, ne ho abbastanza, quindi rinnovo tutti questi contratti. E vabbè, ragazzi, simuliamo fino alla fine della stagione, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vediamo un po' col Brighton, ragazzi, andiamo ovviamente a simulare da calendario. No, sì, da calendario, andiamo a simulare insieme. Intanto, che okay, questa squadra sono cresciuti tutti tantissimo. Tutti, ta forse ecco, Adley poteva fare di più, poteva crescere di più Adley, forse anche Čurlinov. Per il resto comunque i giocatori sono cresciuti come dovevano crescere. Undicesimi in campionato, abbiamo fatto 52 punti. Vediamo un po' quanti punti dalla zona Europa. Vediamo un po'. Vabbè, siamo a complessivamente a meno. No, effettivamente abbiamo perso un po' troppi punti in questa seconda parte di stagione. Partita contro il Brighton, partita. Vabbè, non è importante, non serve a niente. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vediamo un po'. Vinciamo 3-2, Barz segna all'ultimo, Muric più 4, mamma mia, quanto sta crescendo, quanto sta crescendo, io spero che non gli si sia bloccata la crescita, se no potrebbe essere un problema, eh sì, gli si è bloccata, però è cresciuto veramente tantissimo, Madsen più 4, Ekdal più 3, Beyer più 2, Harwood Bellis mi aspettavo un po' di più, più 2, Roberts più 1, Vitigno più 1, male Vitigno, Zauri più 3, Twin niente, Barz più 3, Sotola più 3, Adli più 2, Capaldo più 2, Bastien niente, poi Čurlinov più 2 e poi Vergos, vabbè, quanti gol ha fatto? 22, ci sta, Ablin più 2, chi è che ha fatto più gol? Vergos, poi Barz, poi Adli, mamma mia Adli che stagione, Zauri meno bene rispetto alla scorsa annata, però amen, perché secondo me la squadra è molto interessante. La cosa molto interessante, aveva un budget però non altissimo, devo dire, devo essere sincero, mi aspettavo un po' più di soldi. Però vi dico già che voglio cambiare il trequartista, perché Charlie non, sinceramente non mi entusiasma. Il terzino destro e l'attaccante. Allora, l'attaccante non è una priorità. Ho messo i piani di crescita, così non li dobbiamo fare in live. Quindi io direi che per prima cosa dobbiamo assolutamente cambiare in centrocampista. Avanzato, ovvero il trequartista, visto che Chernyov è cresciuto veramente poco. E Aronson possa essere il giocatore più interessante, anche se secondo me 25-30 milioni lo pagheremo. Non so se avevo già inserito altri giocatori. No, Gibbs White è a scadenza. No, non è a scadenza, però anche Gibbs White è molto interessante. Voglio provare a prendere Aronson dal Leeds. Voglio provare lui. Se non riesco a prendere lui, prendo Gibbs White. Potremmo dare anche lui come difensore centrale, visto che abbiamo già questi due pronti. È vero che sarebbe un'alternativa importante, però non è necessario come giocatore. Quindi diamo Ekdal più 10 milioni. Vediamo un po' cosa dirà il Leeds United. 33, costa tanto. Non lo vogliono. Questo è un po' un problemino. Potremmo dare Roberts. Proviamo a dare Roberts più tipo 23 milioni per Aronson. Vediamo un po' cosa dice il Leeds. Accettano, perfetto, preso Aronson, l'ho pagato un pochettino. Metà budget se n'è andato praticamente, però con le cessioni secondo me 15-20 milioni, se non pure 30 ce li facciamo, visto che Dallo venderemo. Un giocatore, ok, ci sono arrivate ancora delle offerte. Una per Ekdal dal Dortmund, potremmo pure chiedere di più, ma sinceramente mi accontento di questi soldi. Poi Harwood Bellis lo blocchiamo, anche se lui sta crescendo poco, c'è anche da dire questo. E poi c'è l'offerta per Vitinho, 11 milioni da Siviglia, non vado a trattare sinceramente. Imprendibile, imprendibile, perché i giocatori principali abbiamo venduti. Occhio a Gertruda però, occhio a lui ragazzi, lui in scadenza, perché la loro richiesta è di 47 milioni e se il suo valore è di 46 vuol dire che è in scadenza. È in scadenza per forza, ragazzi. È in scadenza per forza. Proviamo a offrire 38 milioni come ci ha detto il gioco. Vediamo un po'. Ok, Geltrude ha preso in scadenza. Quanto cavolo godo, ragazzi. Quanto godo, Geltrude preso in scadenza di contratto. Mamma mia, ragazzi, la squadra è straordinaria. Cioè, l'overall più basso è un 78. E questa squadra 2 anni fa stava in Championship. Ma d'altronde, ragazzi, il Burnley è una squadra molto forte di suo, veramente. Poi il portiere è cresciuto tantissimo, quindi per noi questo è stato solo un vantaggio. Quindi andiamo fino ad agosto, cioè sì, fino ad agosto, fino a maggio. Anzi no, voglio andare prima fino a gennaio per vedere il campionato e poi andrò fino a fine maggio. Ah no, un po' di più, dai.
L'anno scorso sono arrivato a metà classifica con una rosa più debole, puntiamo anche a magari alla Conference League. Allora, vediamo un po'. Ok, il segnale è positivo, vediamo un po' come siamo andati a gennaio. Siamo a 12esimi, ok. Pensavo peggio, pensavo decisamente peggio. Pochi punti però, pochissimi. A quanti punti siamo dalla settima? Vabbè, non è un distacco così importante, dai, sono 7 punti considerando come era. Ah, 8 punti, scusatemi. Considerando come eravamo partiti, vi dirò che non è stata al momento una stagione così negativa. Contro il Preston, oh, 4-2. Vediamo un po'. Allora, il segnale è negativo, ma non del tutto. Questo già non è un segnale così negativo. Poi, allora, vediamo un po' come siamo arrivati. Siamo arrivati 12esimi. Abbiamo fatto peggio rispetto alla scorsa stagione. Tanti punti anche dalla zona Europa. Ah, ecco perché. Ecco perché, porca di una. I giocatori non sono cresciuti per niente. A parte Aronson, a parte probabilmente anche il terzino, anche se ha fatto più uno. Gli altri non sono cresciuti di troppi punti oro. Appunto, Muric ha fatto più uno. Intanto questo fuori. Quelli scontenti non li voglio in rosa. Fuori. Ok. Appunto, Muric ha fatto più uno. Muric ha fatto più uno. Vabbè, non si è bloccato del tutto, vi dirò. Poi, vabbè, Vergos è calato. Ma tanto Vergos il prossimo anno ci saluterà. Allora, vediamo un po' dal punto di vista delle statistiche, che ha fatto bene. 10 gol in 40 gare per Churninov, che solo adesso si è svegliato. Poi, Capaldo ha fatto 4 gol. A Napoli continua festa, bro, immagino. Poi, Gertrude 3 gol. Aronson 3 gol. E vabbè, sinceramente, vabbè, Churlinov ha giocato. E chi è che non ha giocato? Vabbè, Zauri ha fatto più 3, mamma mia come sta crescendo questo marocchino, interessante. Vabbè, detto questo, vediamo un po' a quanti punti siamo dalla settima, ma sicuramente siamo a troppi punti, senza dubbio. Vediamo un po', dalla settima siamo, la Madonna, la Madonna. 12esimi in campionato. Sesto turno in FA Cup, quarto turno in Carabao e siamo usciti ai gironi nel torneo precampionato. Allora, 4 milioni e 9, prendiamo questo, perfetto. Perché Capaldo di certo non è più un giovincello. Ah, intanto rinnoviamo tutti i contratti, che palle i contratti. Detto questo, il centrocampista, mi serve il centrocampista. Cavolo, il budget non è proprio altissimo. Perché dovrei pure cambiare Vergos, però magari Vergos per un altro anno bonus. Si può anche tenere. Ugarte dello Sport di Lisbona è tanta roba. Perché è in scadenza Ugarte? Attenzione perché Ugarte è in scadenza. Lui è forte, anche lui a vita reale mi piace molto. Capaldo. E più, non lo so, 16 milioni. Vediamo un po' cosa dice lo Sporting. Accetta subito. Mamma mia, che colpo, ragazzi. Upgrade mostruoso in mezzo al campo. Ah, però non fa il regista. Vabbè, poi, credo che giocherà, no. Se no, Ugarte può fare il centrale. No, decisamente. Poi, appunto, serve un attaccante. Abbiamo i soldi per comprarlo. Abbiamo i soldi effettivamente per comprarlo, questo sì. Uno al posto di Vergost. Assolutamente sì, uno al posto di Vergost. Chi potremmo prendere? Non ho idea. C'è Danjuma, niente male. C'è anche Boadu. Ecco, io voglio prendere Danjuma dalla Juve. Danjuma. Vediamo un po' se la Juventus accetterà. Che vale 20 milioni di euro. Più, non lo so, 20 milioni? Dai, ci sta. 26, perfetto, dai, accorciamo un pochettino e poi il calciomercato finirà. 21 milioni. Perfetto, accetta la Juve, perfetto così. Comunque, diamo i premi di crescita ai giocatori per questa stagione. E poi basta, fine. Torre, perfetto. Ora rinnoviamo il contratto a quei due pesci lessi di Adli e Twine. Adesso vieni, guarda. Oh, no, è la clausola. Puntualmente la clausola. Prolungamento contratto almeno 3 anni, fra. Ok. Clausola accessoria no. Stipendio direi 49.000, perfetto, dai. Niente, vuole 56.000. Niente, oh. Questo si lamenta sempre. Guarda quanto cavolo vuoi. 34.000. Ok, perfetto. Dai, finito, finito. Ma 3-1 con il Newcastle? No, dai. Poi con il Leicester City vediamo un po', non è facile questo. Non è facile, non è facile. Contro l'Ester, vi prego, vi prego. Oh, vittoria. Vediamo un po' se è il segnale debole. Cavolo, rischio esonero, com'è possibile? Rischio esonero. Allora, vediamo un po', perché siamo arrivati sesti in campionato, me l'aspettavo. Però siamo in teoria
in Europa League, no? Siamo sesti in campionato, quindi saremo in Europa League. Saremo in Europa League. Vabbè, i giocatori sono pure cresciuti. Perché i giocatori sono scontenti? Ugarte ha fatto una crescita incredibile. È cresciuto tantissimo. Dobbiamo cambiare il prossimo anno il difensore centrale e probabilmente il centrocampista. Anch'io, anzi, sono già stanco di mio. Cioè, abbiamo fatto un gran cammino in campionato. No, gran cammino in campionato, no. Che cavolo dico? Potevamo fare di più in campionato. Però quel mese lì di dicembre con 6 vittorie consecutive è stato un gran mese. Allora, vabbè. Coppa Continentale Sudamericana, visto che ci garantisce più soldi se la vinciamo. 69 milioni. Ok, quest'anno in teoria dovremmo essere in Conference League. Allora, la prima cosa che faccio ovviamente è cacciare tutti quelli che sono tristi. C'è Danso che non è male. Io un tentativo per Danso lo faccio e spero di riuscire a prenderlo, ma credo assolutamente di sì. Cavolo, Danso non è per niente male secondo me come centrale. Perfetto. Offrei tipo intorno ai 45 milioni. Ok. Allora, direi di offrire sì. Allora, no, Harwood Bellis lo terrei. Facciamo 46 milioni per Danso. Vediamo un po' cosa dicono. 48, dai, ci sta preso. Al posto di Harwood Bellis, sicuramente. Al posto di Harwood Bellis, Danso. E poi, sì, appunto. Intanto, questo Mazzer, ragazzi, sta crescendo in maniera impressionante. Sì, un centrocampista centrale. Allora, obiettivi. Abbiamo ingaggio un giocatore del Vivai nel ruolo di centrocampista, lo possiamo fare. Meno di 20 anni. Poi vincere l'Euro. Ah, ma siamo in Europa League allora. Ma scusami, ma mi ha trollato il gioco. Boh, non lo so, vabbè. Poi qualificati per la Champions, fattibile. E vincere la FA Cup. Ecco, questo no. Questo è più difficile. Ecco, Højbjerg, non mi dispiace. Io provo a prendere Højbjerg, però costa tanto. Però è in scadenza. Però è in scadenza, occhio che è in scadenza, dai. Adli quanto vale? 40 milioni, perfetto. Offro Adli più 10 milioni per Højbjerg. Accettano, perfetto. Però ho tanti contratti da rinnovare, quindi mi sa che uno barra due giocatori dovrò cedere. Non so perché è stato adattato, ma va bene. Cavolo, Sjöström sta crescendo parecchio. Ok. Eccolo qui Højbjerg. Cavolo, però la squadra, ragazzi, è forte. Molto forte, ragazzi. Sì, forse il difensore centrale di sinistra non è fortissimo, però dai, non ci prendiamo in giro, la squadra è da Champions League. La squadra è da Champions League. Ecco, quindi nel vivaio non c'è nessuno, ovviamente. Detto questo, allora, c'è qualcuno triste? No, 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 no. Non è per valutare il tuo lavoro, ma iniziano. Allora, IJ accettiamo, Harwood Bellis, va bene. Poi, Ablin no. No, ah, ecco perché! Ablin vuole essere. Vabbè, cediamolo. Anche perché in prestito non gli fa male. Prestito, cavolo, ecco perché. Porca miseria, questa non. Mira. Cavolo. L'overall è più basso, mo. Questo è il problema. Questo. L'overall è più basso. Vado a controllare. Un pelo è salito. Un pelo secondo me è salito. Vediamo un po'. Sì, è salito. Un po' è salito, dai, questo è importante. Bisogna aspettare l'osservatore, però l'osservatore arriva tra un mese. Arriva tra un mese. Vediamo un po' quale ci dice. Ingaggio due giocatori con meno di 20 anni. La Madonna, questo no. Poi, questi non li posso fare. Posso fare quello del centrocampista. E basta. Posso fare solo quello. Ablin, ah no, questa no. Questa no. Ma Ablin, ah, vero che è tornato. Oh, raga, ho lapsus. Allora, intanto, 2 anni da Sassuolo in prestito. Vero, perché Ablin voleva giocare in prestito. Me lo ricordo che mi aveva chiesto la cessione perché voleva giocare di più. Detto questo, allora, siamo al 22 di luglio, avanziamo un attimo, andiamo fino al 26. Conference, insomma, quest'anno dobbiamo arrivare senz'altro tra le prime 4, non ci sono scuse. Vabbè, potremmo pure assumerli tutti, sì, assumiamoli tutti, sti cavoli, dai. Assumiamoli tutti, vediamo un po' se la valutazione sale un po'. Sì, sale di netto, dai. Detto questo, andiamo direi fino a maggio, quello che abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto tutto, quest'anno sì, avremo la Conference League, vedremo anche un po' il girone, cioè, ragazzi se non vinciamo la Conference League veramente, vergogna per questa squadra, ah no forse siamo in Europa League, sapete che non ricordo, saremo arrivati tipo quarti, contro il Chelsea, vediamo un po'. Oh, quanto facciamo? Pareggio 1-1.
L'overall non è più alto. Vabbè. Vediamo un po' come siamo arrivati in campionato. Terzi, meno male. Meno male, siamo arrivati in Champions. A meno un punto dalla seconda e meno 15 punti. No, siamo a meno 16 punti al Liverpool almeno. La squadra è tanta roba. E meno male Champions League, sì. Vediamo un po' dalle statistiche, vediamo un po' chi ha fatto meglio. Statistiche. Danjuma, Zarori che ha fatto più 2, Barnes più 1. Aronson ha fatto una stagione strepitosa. Però devi caricare molto agli inizi. In che senso? Poi Højbjerg 6 gol, Čurlinov 5 gol, Madsen più 3, cioè più 1, ma ha fatto 3 gol. Vabbè, dai, la stagione non è stata così disastrosa. Allora, l'anno prossimo mi serve un portiere, visto che Muric non cresce più, e poi direi un difensore centrale. Partita di tutte e due le partite, bella domanda. O ne scelgo una, però dipende anche da quando iniziano, vediamo. Detto questo, peccato perché potevamo fare decisamente di più in Europa League, però la stagione secondo me è stata più che positiva. Allora, sì, appunto, un difensore centrale e forse un portiere, però non ho idea, sinceramente. Non ho idea. Il budget, però, quanto è? Mamma mia. Ah no, vabbè, alto. Cavolo se alto, 153 milioni. Giochiamo pure a Champions League quest'anno, quindi. Grazie al cavolo che ci avete dato sti soldi. Ah, intanto rinnoviamo i contratti. Prendere Gleison. Bremer. Ok. Ah, c'è anche però Lisandro Martinez che effettivamente si può prendere. Io proverei un affondo per lui. Due buoni panchinari. Io direi di dare lui più, non lo so, 50 milioni per Martinez. 63 milioni, accorciamo un pelino. Facciamo 53 milioni più Bayer. 60, va bene così, dai, ci sta, ci sta. Lino potrebbe essere sacrificato. Prendi Ederson, però Ederson non è proprio un giovincello. Potrebbe essere molto importante la sua cessione. A Čurlinov, dai, lo vendiamo. 25 milioni al Napoli. Donnarumma, dai. Ma poi Donnarumma è il più forte che c'è, quindi vado su di lui. Offer appunto il portiere Muric più 80 milioni, no, 90 milioni, 90 milioni più del nostro portiere, vediamo cosa dicono. Ok, accettano direttamente stavolta, accettano direttamente. Detto questo, Donnarumma vestirà la casacca del Burnley. Poi metterò Courtois si è ritirato, vero sul gioco? No, non si è ritirato, ma ha 35 anni, quindi è come se si fosse ritirato. Inutile prenderci in giro, è una squadra da quarti di Champions, secondo me. E vi dirò, secondo me possiamo pure vincerla la Champions League. Secondo me la possiamo pure vincere quest'anno. Mettiamo tutti i piani in crescita e poi ci siamo. D'accordo. Detto questo, ragazzi, ma la Champions League quest'anno andiamo fino. Ah, beh, intanto andiamo fino a gennaio per capire com'è la situazione. Cioè, veramente dicembre è il nostro mese, ragazzi. Ok, va bene. L'overall è alto, perfetto. Vediamo un po' come siamo in campionato. Secondo me saremo tipo terzi, quarti, vediamo un po'. Siamo secondi invece, pari punti col City, ok. Non mi aspettavo il secondo posto in campionato, sinceramente. Quindi dai, in Champions League abbiamo vinto il premio di allenatore, ma perché abbiamo fatto una valanga di punti in questo mese. Siamo a più 9 dallo United quinto. Vediamo, allora, intanto in Champions League siamo passati come? Vediamo un po'. Come primi, cavolo, avevamo incontrato la Juve. Chi ha incontrato il Villarreal e il Liverpool? Vabbè, non era tanto meglio. Sì, prima 11 punti, 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. E dovremmo essere primi in campionato. Contro la Juve, vediamo un po' in Champions League. Pareggio 1-1, non è un gran risultato questo. Contro la Juve, vediamo un po'. No, no, siamo usciti in Champions. Ma vi dirò, me l'aspettavo. Però il problema adesso è l'overall. Adesso è l'overall allenatore. Me l'aspettavo di uscire, devo dire la verità. La Juve è una grande squadra. È un po'. No, ecco, ci hanno fottuto. Porca di una vacca schifosa. L'uscita in Champions League, ma la Champions League è fatale. Cioè, se tu non vai avanti in Champions, veramente raggiungi la finale, non va, ma andate a fare. Ma in campionato come siamo? Primi a più. Abbiamo tanti punti, però il campionato lo vinciamo, però il problema è Champions. Vediamo un po' se abbiamo degli obiettivi. Ma non ci credo. Ma ragazzi, ma io non. Proviamo l'osservatore, vediamo un po' se l'osservatore può regalarci qualcosina, però. La vedo veramente durissima, ragazzi. La vedo durissima. Peccato, sarebbe un peccato, ma allo stesso tempo comunque abbiamo fatto un gran lavoro quest'anno.
3 mesi, vediamo un po' se questo ci aiuta un po'. Non ho idea. Sperando di non essere esonerati, ragazzi. Perché veramente sarebbe l'inferno. Sarebbe veramente l'inferno. Mamma mia. È un po' a parte contro l'Arsenal. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vinciamo, cacciati. Siamo stati esonerati. Che vi devo dire? Da un lato, purtroppo, queste cose accadono. Perché se stai tanti anni in un club, poi è anche normale che tu vieni esonerato. Quell'uscita lì in Champions League è stata fatale. Perché per la squadra che avevamo, dovevamo fare molto di più, secondo me. Nelle stagioni precedenti, quindi da logica è giusto l'esonero. Chiaro che però mi sarebbe piaciuto vincere la Champions. Non lo so cosa fare ora. Sinceramente io non so cosa fare. Ho fatto più o meno quante? 5 stagioni? 5 stagioni in boh, saranno state 5 ore. Per me il lavoro è positivo. Per me il lavoro è positivo. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare contro il Barley, sperando di perdere chiaramente questa partita. Vediamo un po'. Riusciamo a fare, perdiamo 2-1, meno male. Peccato, ripeto, per l'esonero. Peccato, però quando esci in Champions League sai anche qual è il tuo destino. Allora, quarti, terzi, secondi. Sì, campionato vinto. Godo, 2 punti, cavolo. Godo come un riccio. Godo, godo, godo. No, comunque, vittoria in campionato. Ragazzi, caro. Mi resta qui la Champions League, voglio anche andare a vedere i giocatori come sono cresciuti, però comunque aver vinto lo scudetto è già tantissima roba. Vediamo un po', statistiche e giocatori. Ah, capocannoniere Danjuma, va bene. Poi comunque Danjuma, Zarori. Insomma, i giocatori hanno segnato, vediamo un po' il miglior assistman è stato Bars e poi è stato Danjuma. Danjuma è stato il capocannoniere, poi c'è Zarori, Bars, Aronson, Mats, comunque ha fatto 6 gol. Sì, ho letto che fa molto caldo. Comunque, anche Abrini ha fatto i suoi 2 gol. Vabbè, voglio andare a vedere nello specifico le crescite. Vediamo un po'. Cerchiamo i giocatori. Cioè, andiamo sul Barley e vediamo un po' quanto sono cresciuti i giocatori. Squadra Barley. Vediamo un po'. Partiamo dalla porta. Partiamo dalla porta. Allora, Donnarumma 92, Franchi 70 e Prieto 69. Difesa, Aldakil 79, Dans 85, Gioltrudo 88, Dodgson 69, Maitsen 88, Martinez 89, Santos 55, Thomas 75. Con questa squadra vince la Champions sarebbe stato, secondo me, fattibile. Aronson 87, Barnes 92, mamma mia, Barnes. Dalla prima stagione con noi, poi Højbjerg 88, Garrido 66, questo 65, Tucker 64, Twain 77, Zarori 91, Ugarte 89, poi lì davanti Abrin 79, Costelloi 67, Forster 75, Danjuma 88, Mellon 64, Richardson 64. Dai, abbiamo visto pure la crescita. Allora, non so cosa fare adesso. Non so cosa fare, non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea se iniziare un altro rebuilding oppure fare qualcos'altro. Non ne ho la più pallida idea, vi dico. Valuto un po', penso un attimo.